Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io spero tantissimo di essere a fuoco, altrimenti chiudo il canale perché già non è possibile che io non sappia ancora mettere a fuoco. Questa macchinetta dovrebbe mettere a fuoco da sola. Oggi, come da titolo, con la cucinetta di sfondo perché sono alla disperata ricerca della postazione perfetta per i video, farò una carrellata dei prodotti skincare che sto usando in questo periodo. Sono tantissimi perché è tanto tempo che non vi parlo di questi prodotti, perché in realtà ci ho messo un po' per arrivare a dove sono adesso, cioè a prendermi cura della mia pelle nel modo giusto, senza impazzire, perché insomma non sono una che se una settimana non fa skincare si fustiga. Però sto cercando di fare più attenzione e vado alla ricerca dei prodotti giusti per la mia pelle, per pulirla bene, per idratarla bene, per purificarla e tutto. So che bisognerebbe evitare di mischiare troppi prodotti nuovi contemporaneamente e soprattutto di ruotarli troppo frequentemente, perché altrimenti non diamo loro il tempo di avere gli effetti sulla nostra pelle. Io non sono assolutamente esperta di cura della pelle, né tantomeno lo voglio esserlo perché non è il mio posto. Quindi, se cercate un video proprio di consigli specifici, cioè io ho questo tipo di pelle, cosa faccio? Questo non è il video. Io condivido con voi solamente quello che sto usando, sperando che possiate darmi anche il vostro feedback su questi prodotti, se li avete provati. Non so se avete notato che la parola prodotti mi esce strana, perché mi viene tipo prodotti. Quindi, se cercate persone molto più esperte di me, vi consiglio due canali di due persone che stimo tantissimo. Una è anche una ragazza che adoro, che conosco e che mi piace considerare mia amica, che è Giorgia Mitch, di cui vi lascio il link del canale qui nelle schede e anche giù nell'info box. Lei non è proprio dermatologa, però comunque è sicuramente più esperta di me su tante cose e consiglia un sacco di cose validissime. Non che io vi consigli, insomma, il petrolio, però insomma, vi consiglio il suo canale. E una ragazza che è un po' nuova sulla scena YouTube, social, eccetera, ma che è perfetta per questi consigli, la luce intanto sta cambiando, grazie sole, che è esperta perché insomma lei lavora in farmacia, è proprio un'esperta professionista del settore, è Giulia del canale Tiger Julie, che vi lascio sempre linkato nelle schede e nell'info box. Fa dei video incredibili da cui io ho tratto un sacco di informazioni che sto cercando di applicare anche nel mio quotidiano sulla mia pelle, quindi mi raccomando, lei è assolutamente da seguire, è un canale carinissimo, super estetic ed è molto molto brava, molto qualificata. Divido i prodotti per categoria perché così cerco di fare un discorso che sia il più possibile sensato. Io cercherò di lasciarvi tutti i nomi di prodotti che vi elenco nell'info box, così se vi perdete qualche nome, marca, eccetera, trovate tutto linkato sotto. E non mi metto a fare zoom, cose perché alla fine sono creme, non sono ombretti, cose da swatchare, però cercherò di darvi tutte le informazioni del caso. Parto dagli struccanti. Io sono sempre stata una da struccante semplicissimo, che sia struccante bifasico o micellare, insomma struccante liquido molto molto semplice. Con il tempo però, quando ho cominciato a truccarmi un po' di più, ho capito che avevo necessità di avere uno struccante un po' più efficace, che fosse uno struccante oleoso. Io ho usato per tanti 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 mesi l'olio di cocco come struccante, non ho mai avuto problemi, recentemente però mi stava dando problemi e quindi ho acquistato un olio struccante, di cui vi parlo per primo, perché in realtà ancora non ho capito se mi piace o no, e volevo sapere il vostro riscontro. Si tratta di questo olio di Jouer, che non so se si legga così perché è una marca francese, io francese non me lo ricordo. Comunque, è un olio struccante con luminifenoli antiossidanti e peonia imperiale. Testato ovviamente dermatologicamente per pelli sensibili, viso e occhi. Allora, non posso dire nulla sull'efficacia di questo prodotto perché, perché effettivamente strucca tantissimo. Scioglie benissimo il trucco, che sia viso, che sia occhi, eyeliner, mascara, glitter, ombretti in crema, matita, toglie tutto. Bisogna un po' insistere chiaramente per sciogliere bene mascara, matita, eccetera. Ma in genere io comunque lo sciolgo un pochettino con l'acqua calda prima di struccarmi, così facilito l'operazione. Quindi strucca benissimo, è molto delicato ma molto efficace. Il problema che io ho riscontrato con questo prodotto, ho avuto già feedback da voi su Instagram, è che brucia un pochettino agli occhi, perché involontariamente, dovendo sciogliere il trucco, soprattutto mascara, matita, eccetera, vi entra un po' negli occhi e brucia da morire.
È una sensazione veramente fastidiosa. Dura un paio di minuti, poi io non rimango con lo sguardo appannato perché poi chiaramente lo sciacquo con un detergente e finisce lì. Però lì per lì è fastidioso. Io ho gli occhi abbastanza sensibili perché poi portando gli occhiali, eccetera, io non ho proprio gli occhi perfetti. Poi non è che mi faccia questi trucchi super elaborati, cioè questo è il mio massimo di trucco elaborato, voglio dire, quindi non è che faccia delle cose particolarmente instruccabili, però è un po' noiosa questa cosa, soprattutto perché non è propriamente un prodotto economico, perché cioè nella fascia media di prezzo, perché saranno sui 13 euro 14 euro, io l'ho preso proprio sul sito di Jouer, quindi mi piace moltissimo come efficacia del prodotto, però sugli occhi ho avuto questo problema. Dopodiché non ho avuto né reazioni strane dopo, né congiuntiviti né cose del genere, facendo le corna perché io sono una molto sensibile a queste calazzi, orzaiolia, e poi vado nel panico perché sono ipocondriaca, però tendenzialmente forse sugli occhi preferirei usare qualcos'altro. Penso che tornerò all'olio di cocco sugli occhi e non sul viso. Sul viso ho smesso perché è comedogenico e sarebbe meglio non usarlo, quindi forse farò una combo delle due, ma questo sugli occhi è un po' noiosetto. Fatemi sapere se sono l'unica ad avere questo problema. Per quanto riguarda le acque micellari, io torno sempre molto volentieri alla Skin Active di Garnier per pelli sensibili, la versione rosa. Ho provato anche la versione bifasica, però non mi piaceva per niente la sensazione oleosa che lasciava sul viso. È sicuramente, cioè, la lascia anche se lo sciacquate, rimane il viso un po' appesantito, non mi è mai piaciuto particolarmente. Poi sarà una mia impressione, sarà che non lo sciacquavo bene, non lo so. Sicuramente è più efficace la versione, diciamo, bifasica, mi sembra che abbia l'olio di argan per togliere il trucco dagli occhi per bene, però onestamente io con questa mi sono sempre trovata benissimo anche per struccare gli occhi. L'unico prodotto con cui fa un pochino più fatica è l'eyeliner liquido, però io ho un eyeliner liquido che è veramente difficilissimo da struccare perché rimane sempre tipo l'ombra della codina. Non so per quale motivo, infatti lo sto quasi per finire, però per il resto io sciolgo il mascara con l'acqua calda, poi mi strucco con questa, viso e tutto, poi detergente eccetera, la pelle rimane pulitissima, anche perché appunto io tendenzialmente faccio dei trucchi abbastanza leggeri, salvo occasioni particolari in cui appunto magari ricorro a una cosa più oleosa. Però io con questa mi sono sempre trovata bene, molto di più della Bioderma, molto di più delle altre, non state tante, sono stata quella di Nivea, Sobio, non state tantissime. Questa è sempre la mia preferita. Per quanto riguarda invece i detergenti, la mia formula preferita è la mousse, perché mi piace molto la sensazione che lascia sul viso, perché non secca la pelle ma la pulisce molto a fondo. Ma un piccolo prodottino che ho usato con una formula completamente diversa ma che mi ha stupito molto piacevolmente è questo di Revolution, di questa linea Thirsty Mood, ed è una crema lavante, una cleansing cream, e mi piace moltissimo. Ho scoperto appunto i prodotti skincare di Revolution con grande piacere perché sono fantastici. Ve ne farò vedere tre dei prodotti, due oltre a questo. Questo tra l'altro sono anche prodotti vegan, se non sbaglio, sicuramente cruelty free, comunque sì, cruelty free and vegan. E mi piace moltissimo perché nonostante sia una crema e quindi non faccia schiuma sul viso, pulisce molto bene la pelle. Però non la consiglio se fate la doppia detersione, perché comunque non ha quel potere sgrassante, tra virgolette, di una mousse o di un detergente schiumogeno. Quindi è una mousse molto delicata, no, una mousse, è una crema molto delicata, secondo me perfetta per lavare il viso al mattino. La sera, se usate uno struccante normale come l'acqua micellare, o se non vi truccate, per togliere giusto un po' di impurità, lo smog, insomma tutto lo schifo che prende la nostra pelle durante il giorno. Ma per la doppia detersione non va bene, perché appunto è troppo poco sgrassante, perché non fa proprio schiuma. Però è delicatissima, comunque la pelle rimane pulita, molto morbida, perché chiaramente non c'è quella tensioattività della schiuma. Mi piace moltissimo. Per quanto riguarda invece la mousse proprio schiumogena, quindi la schiuma lavante, che è molto bello da dire anche se non è molto elegante, perfetta per la doppia detersione è la Coco Fresh di Hello Body. Vi farò vedere molte cose di Hello Body, non collaboro con loro. Se mi seguite su Instagram saprete che durante il Black Friday mi sono svenata perché ho trovato un set con 8 prodotti all'interno, compreso il pennello per la maschera,
a 80 euro invece che 250, quindi ho detto ok, se non lo faccio adesso non lo farò mai più. Questa appunto è la Coco Fresh, sa di cocco in una maniera incredibile, è una coccola veramente ed è fantastica sia come detergente normale singolo sia per la doppia detersione, perché toglie benissimo tutto, pulisce molto bene. Questa non brucia gli occhi per niente, quindi posso tranquillamente passarla sugli occhi per levare bene i residui di make up, di olio, di zozzerie varie. È fantastica e lascia la pelle molto elastica dopo che l'avete sciacquata, per niente secca. Passando poi alla questione tonico, ve ne faccio vedere due. Uno che è quello che mi dovrete usare sempre quando vi parlo di tonici su Instagram o nei video, quando vi faccio vedere che mi spruzzo qualcosa di rinfrescante. Infatti, come potete vedere, è praticamente finito. È questo facial spray di Mario Badescu con aloe, erbe e acqua di rose. Questo l'ho comprato alla Gardenia in Sardegna, però si trova Mario Badescu un po' ovunque, si trova anche da Sephora se non sbaglio, quindi non è difficilissimo da reperire. Il costo mi sembra che sia intorno ai 7-8 euro, non vorrei sbagliarmi, ma più o meno. Mi piace tantissimo perché è molto molto rinfrescante, è perfetto da usare appunto dopo che vi siete struccati o comunque lavati il viso, perché lascia una bellissima sensazione, è molto fresco d'estate, poi è stata una manna dal cielo, io me lo portavo in barca per sciacquarmi il viso post bagno ed era veramente una coccola incredibile. Giulia ha la versione più purificante perché ha tipo i fiori d'arancio, queste cose qua, ma questo è veramente fantastico, sono praticamente sicura che lo ricomprerò perché lo sto finendo, veramente pazzesco, mi piace tantissimo, lo uso mattina e sera, non ha tutte queste proprietà incredibili, però comunque la pelle si sente che beve, tra virgolette, il prodotto ed è veramente molto piacevole da usare. Tonico invece, che è l'unico prodotto veramente costosino che vi farò vedere, perché effettivamente è un prodotto costoso per la quantità che ha, ma è una cosa irrinunciabile, poi ne parla tutto il web, quindi sicuramente lo conoscerete, è il Glow Tonic di Pixi, il tonico con il 5% di acido glicolico. Qui io ho la versione da 100 ml che ho preso sempre con il Black Friday su ASOS perché c'erano delle belle offerte. Costa tanto perché la versione più grande, che è da 250 ml, mi sembra che sia sui 24-25 euro, che è tanto per un tonico, però considerato che se ne usa pochissimo e che è un prodotto quasi miracoloso, vi consiglierei di acquistarlo se non l'avete ancora fatto, se non l'aveste ancora fatto. Usiamo un po' di congiuntivi, che fa bene al web. È un tonico esfoliante, quindi non utilizzatelo al mattino perché l'acido glicolico fa reazione col... fa reazione con chi? È un tonico esfoliante, quindi va usato la sera, anche perché l'acido glicolico è fotosensibile, quindi non usatelo al mattino. E soprattutto, come dice appunto Tiger Julie, se usate il tonico all'acido glicolico non potete non lavarvi il viso col detergente la mattina dopo per levare bene tutti i residui, perché in genere io di mattina non uso sempre il detergente, posso anche lavarmi soltanto con l'acqua il viso, ma non se la sera prima ho messo questo, perché altrimenti rimangono residui di acidi, cose esfolianti, che sarebbe meglio di no. Io lo uso prevalentemente quando ho un po' di imperfezioni, quindi magari devo far seccare dei brufoletti o delle macchiette da mandar via, punto nero gigante qui che forse si vedrà pure da lì perché è enorme, sto cercando con tutte le forze di non distruggerlo ma di lasciare che si spurghi. È pazzesco questo prodotto. Io tutte le volte che trovo un'offerta ne prendo una boccetta da 100 ml perché è rinunciabile, non posso stare senza. E lo faccio usare spesso anche a Giulia, che ha la pelle un po' più grassa della mia e anche sulla sua pelle è una manna dal cielo, quindi va bene anche se avete la pelle più impura della mia, perché io non posso lamentarmi onestamente di avere una pelle così impura, ma i brufolazzi, quelli proprio bastardi che ti lasciano le macchie per sempre, vengono anche a me e lui aiuta tantissimo. Visto che vi ho menzionato soprattutto, visto che vi ho menzionato il tonico esfoliante, faccio una piccola parentesi esfolianti e maschere. L'unico scrub che vi consiglio, perché in realtà io lo scrub tendenzialmente non lo uso, a meno che non abbia proprio tutti sti punti neri incredibili, lo uso poco perché ho la pelle abbastanza sensibile, quindi è un prodotto che evito, ma questo lo uso quasi solo per il profumo che ha, ma anche per l'azione, perché mi piace tantissimo, è il Coco Pure, sempre di Hello Body, Detox Coffee Face Scrub. Questo scrub, ragazze, ragazzi anche, perché cioè usatelo tutti, sa di cappuccino, sa di caffè zero, cioè c'ha quel profumo di caffè
shakerato, c'è una roba incredibile. Io quando faccio questo scaldo mi viene fame e mi viene voglia di caffè, mi viene voglia di coppa del nonno, nello specifico. È pazzesco. Ha i granuli abbastanza spessi, non è proprio una roba delicatissima, però non sono tantissimi e non sono per niente aggressivi. Immaginatevi di farvi proprio uno scrub tipo al caffè, poi all'interno ovviamente anche degli oli, però non mi metto a tradurre l'inci perché non è proprio nel mio posto, però è fantastico, è molto cremoso, lascia la pelle morbidissima, morbidissima, vi giuro, una volta che vi sciacquate il viso dopo aver passato questo, sembrate appena nati, cioè una cosa incredibile ed è molto efficace. Quando ho la pelle un po' più impura, un po' più antipatica, specialmente quando sono stressata o quando sono in preciclo, lo uso una volta alla settimana, più o meno, tendenzialmente se no una volta ogni 2, una volta ogni 10 giorni, dipende molto da come mi va e da quanto voglia di mettermelo in faccia, perché vi giuro che è una goduria incredibile. Dovete provarlo quasi solo per questo profumo, perché non so descrivervelo. Cioè, i prodotti di Hello Body, io lo so che sembra che mi paghino, magari, hanno dei profumi incredibili. Io, cioè, una cosa, io non ho mai provato dei prodotti skincare così profumati e non sono profumi che danno fastidio, sono profumi di vita, cioè una cosa incredibile. Per quanto riguarda le maschere, ve ne faccio vedere 4. 3 sono. Questo è 8. 3 sono maschere più purificanti per i brufoletti, queste cose qua. E una invece è una maschera idratante. Parto dalla maschera idratante, che è questa piccina qui di Kiehl's, che è la maschera calmante, idratante alla calendula e all'aloe per tutti i tipi di pelle. È una maschera in gel, come potete vedere, è una gelatina. Io ce l'ho in questa versione piccina perché l'ho presa in un set di prodotti durante i saldi l'anno scorso, perché non ho i soldi per comprare prodotti skincare di Kiehl's a prezzo pieno o comunque in confezione grande. Però questa potrei ricomprarla perché è fantastica. Quando avete la pelle un po' stressata oppure un po' di irritazione da mascherina in questo periodo o da freddo, vi mettete questa. È molto figa perché sembra rimettersi tipo lo Skividol sulla faccia. Si asciuga un pochino e poi la sciacquate dopo 5-10 minuti. Lascia la pelle anche qui molto morbida, molto efficace, perché appunto lascia effettivamente la pelle molto lenita. E io amo molto i prodotti all'aloe, aloe, perché qua tutti i prodotti hanno gli accenti diversi: argana, argan, aloe, aloe, ditelo come vi pare. Amo molto il principio attivo dell'aloe sulla mia pelle, quindi mi piace molto quando c'è dentro i prodotti. Perché non riesco a dire prodotti e dico prodotti. Vabbè. Maschere invece più strong, diciamo. Le due di Hello Body che ho preso appunto in questo set sono la Cara Rescue, che è una maschera all'avena e all'argilla bianca purificante. Questa è perfetta quando avete brufoletti antipatici da mandare via o comunque pelle antipatica. Io la definisco la maschera da pelle antipatica. Si mette, si lascia 7-10 minuti, loro consigliano, senza farla seccare proprio completamente, e poi la sciacquate e lascia la pelle molto purificata, molto morbida anche qui, perché sono prodotti delicatissimi e molto efficaci. Questa la uso una volta ogni 10 giorni più o meno, perché sono i giorni in cui ho la pelle un po' più meh. Una maschera sempre purificante, ma più delicata, e quindi che posso usare anche un paio di volte a settimana e lascia la pelle pulitissima. Anche questa, ragazzi, è da mettere addosso, è una goduria, perché sa di pasticcino al cocco, alla crema al cocco, che non è una cosa che non ho neanche mai mangiato. Sa un po' di Raffaello, avete presente i cioccolatini al cocco? Ecco, questa è alla argilla francese rosa. È una maschera mattificante. Vi faccio vedere la confezioncina perché è rosa e quindi è molto carina da vedere. Il profumo, ragazzi, è incredibile, sa di pasticcino, cioè è una cosa pazzesca. L'ho usata abbastanza, come vedete, però il prodotto è tantissimo, quindi mi durerà tanto e sono molto contenta di ciò, perché comunque questi prodotti costano abbastanza un rene e quindi li sto centellinando, però li uso molto felicemente. Questa appunto è un po' più delicata, ma non meno efficace della Cara Rescue. Una maschera invece proprio cattiva, cioè di quelle che ti viene un brufolo e dici no, non puoi venire,
Questa qui di Revolution, era al contrario, al tè verde e alle noci, una maschera esfoliante ed è di quelle che quando la sciacquate vi fa anche lo scrub perché ha dei granuli all'interno. Questa è un po' aggressive come trattamento, cioè un po' come quando volete mettere qualcosa di un po' piccantello nella pasta e mettete quattro peperoncini freschi interi, ecco, è una roba aggressiva, quindi io questa la uso raramente e solo in alcune zone del viso, non su tutto il viso perché sennò da sciacquare è anche abbastanza faticosa perché si secca molto velocemente e si attacca proprio alla pelle, ma è efficacissima per quando avete dei problemi di pelle un po' più seri, tipo brufolazzi cattivi, punti neri cattivi, perché appunto è anche esfoliante, quindi con questa non faccio lo scrub prima perché altrimenti mi leverei tipo 7 strati di pelle. E anche di questo il profumo è molto buono perché sa anche un po' di menta, ma non penso ci sia la menta all'interno. Comunque è fantastica. Io fossi in voi, se avete la pelle come la mia, eviterei di usarla tipo sulle guance o comunque poca poca, giusto se avete dei brufoletti, delle macchie da mandar via. Io in genere la metto solo nella zona T, in particolare sul mento, che è dove mi vengono più brufoli, non so per quale motivo. Oppure se mi vengono dei singoli brufoletti magari faccio delle piccole macchiette, ma non su tutto il viso come faccio con le altre, perché sennò è tostarella. La prima volta che l'ho messa per sciacquarla è stato tosto perché si aggrappa proprio, infatti io in genere inumidisco il viso prima di toglierla perché sennò fa proprio tipo gratta, è un po' come farsi lo scrub con la sabbia, però è molto molto valida, cioè pulisce la pelle molto bene, la uso con parsimonia, però quando la uso si vede la differenza e mi rende molto felice. Passiamo all'idratazione. Mi sono convertita da qualche mese al siero prima della crema, perché effettivamente è uno step che mi piace fare perché noto che così la crema agisce meglio, perché il siero prepara la pelle e aiuta ad incrementare i principi attivi della crema idratante che mettete dopo. Vedete il video di Tiger Julie, non chiedete a me di spiegarvi cosa vi ho appena detto perché non lo so. Però mi piacciono moltissimo e io ne uso due addirittura, uno per la mattina e uno per la sera. Poi dipende, a volte quello della sera non lo metto, a volte la mattina non lo metto, dipende un po' da come mi gira. Però tendenzialmente uso queste due cose. Allora, la mattina uso questo qui alla vitamina C di Revolution. Mi piace moltissimo perché oltre ad illuminare molto la pelle, sento proprio che diventa bella elastica ed è leggermente appiccicaticcio, quindi è anche perfetto come base per il viso. Io lo metto prima della crema, ma si può mettere anche dopo, volendo. E fa proprio da primer anche un po' per il make-up e lascia la pelle molto luminosa, mi piace moltissimo. E anche quando faccio skincare senza truccarmi, cosa che succede spesso perché insomma non è che mi trucco tutti i giorni in questo periodo che non c'è molto da fare, quando metto questo e poi sopra la crema la pelle comunque rimane bella compatta, bella luminosa, chiaramente non ha coprenza, però dà un bell'aspetto. Questo appunto ha il 12,5% di vitamina C ed è un, come dice, radiance serum, quindi è proprio luminoso, cioè succede questo alla vostra pelle, questo qui. E la sera invece, ma anche questo in realtà è abbastanza illuminante, lo uso la sera perché a parte che così li differenzio e perché quello lì è proprio perfetto per il giorno perché è proprio bello luminoso ed è anche appiccicaticcio, quindi lo preferisco come base per quando mi devo truccare. La sera uso il Colorize, sempre di Hello Body, antiossidante, e sono delle Glow Drops. Questo, a differenza di quello lì che ha la pompetta normale, ha il contagocce. Questo ve l'ho fatto vedere anche in un vlogmas se facevo la skincare con voi. Questo appunto ha queste goccine ed è luminoso, cioè questo prodotto è leggermente iridescente, c'è questa cosa dorata molto bella, però poi chiaramente non fa effetto glitter, quindi anche questo sarebbe molto bello da usare sotto il make up, però lo uso la sera perché è meno appiccicoso. E qui dice che si può mettere sempre sia prima che dopo la vostra crema idratante. Mi piace moltissimo perché fa comunque una buona base e si vede la differenza quando lo metto e quando non lo metto, perché la pelle rimane più rimpolpata. E poi insomma, io è vero che scherzo sul fatto di essere vecchia, però insomma mi avvicino al quarto di secolo, quindi se la pelle si rimpolpa io sono contenta.
Vi mostro il contorno occhi che sto usando in questo periodo, che però è una roba semplice, cioè senza infamia e senza labbra non è niente di incredibile, però mi piace, l'ho quasi finito. Questo qui è della marca Bielenda, l'ho preso a casissimo sul sito di forse Sephora. Si chiama Vegan Muesli, ha un sacco di cose fantastiche, tra cui il dipantenolo, ed è anche questo calmante idratante, molto tranquillo, niente antirughe. Sto pensando di prendere una cosa un po' più rimpolpante per il futuro. Ne ho uno pronto di Jouer chiuso, di cui vi parlerò poi, perché prima sto finendo questo, ne manca poco, cioè il tubetto è quasi vuoto. E mi piace moltissimo, lo uso appunto sia la mattina che sera. Non è niente male. Crema idratante e abbiamo finito. Anche qui ne sto usando due diverse, semplicemente perché sono indicate come due prodotti per due momenti diversi della giornata, perché in realtà io vi svelo un segreto, io spesso e volentieri uso la stessa crema mattina e sera perché non, cioè, non c'ho sbatti, però c'erano queste due cose nel set che ho comprato e quindi le sto usando separate. Coco Day al mattino. È una crema detossinante da giorno e effettivamente è meno corposa, però idrata comunque, ha un profumo di cocco che vi lascio immaginare, una cosa incredibile, ma veramente incredibile, cioè non posso spiegarvelo a parole. Questa sa veramente di Raffaello come profumo, cioè una cosa incredibile, molto delicata, si assorbe velocemente. Un consiglio che ho appreso dai video di Tiger Julie è quello di non spalmare la crema per troppo tempo, perché altrimenti separate l'olio dalla parte acquosa e quindi la pelle risulterà più unta e vi sembrerà che la crema vi unga, ma in realtà è solo perché avete spalmato troppo e quindi avete separato l'olio da tutto il resto e quindi la vostra pelle rimarrà con questo olietto in superficie, mentre è sufficiente fare quello che serve per stenderla ben su tutto il viso e poi lasciare che la pelle se l'assorba da sola, perché la pelle assorbe tutto. E effettivamente, da quando ci faccio più attenzione senza stare 6 ore a fare massaggi, ho notato la differenza. Quindi vi rigiro questo consiglio che ho preso appunto dalla vera guru, perché io non sono nessuno. Molto valida, mi piace molto anche il fatto che siano entrambe queste creme con la pompetta senza mettere le mani zozze nel barattolo. Però mi raccomando, ragazze, prima, e ragazzi, perché la skincare la debbono fare tutti, come dice mia nonna. Lavatevi le mani prima di toccare il viso. Lavatevi le mani con la saponetta, col gel, la mucchina, perché tanto ormai ce l'abbiamo tutti i prodotti per lavarci le mani. Lavatevi le mani, perché sennò vi ungete la faccia con quello che avete sulle mani. La sera uso la Cara Balm, che è una Restoring Face Night Cream. Questa è bella corposa, quindi effettivamente di giorno non la userei. È fantastica, non so che cosa abbia dentro, anche questa ha del cocco, leggo macadamia, olio di avocado, anche questa ha un profumo di dolcetto pazzesco, c'è cioè una roba che non si può quantificare. Mi piace tantissimo, veramente, c'ha una coccola per il viso, ha un odore pazzesco. Anche questa facendo attenzione a non spalmarla troppo a lungo e lasciare che la pelle la assorba. La mattina mi sveglio con la pelle asciutta, ma bella elastica e bella idratata. Ho parlato ore, questo video sarà venuto lunghissimo, però volevo fare una carrellata utile, cioè parlarvi anche un minimo dei prodotti e non fare la lista della spesa, cosa che spesso faccio quando voglio andare velocemente, però se no si perdeva il senso del video. Vi ricordo che vi lascio nell'info box tutti i prodotti con tutti i nomi e le marche elencati, insomma, nell'info box in modo che sia facile per voi ritrovarli qualora voleste comprarli anche voi. Sono prodotti comunque reperibili perché di Hello Body, di Revolution c'è il sito, di Pixi sta da Sephora, anche Mario Badescu, la Garnier sta al supermercato, Kiehl's sta ovunque, la Coin c'è il negozio, eccetera, quindi e anche online, quindi sono cose facili da reperire. Non ho cercato cose strane, burri africani, perché sennò si perdeva anche lì il senso. Fatemi sapere voi con cosa fate skincare in questo periodo, se conoscete questi prodotti, se avete dei consigli da darmi, insomma, tutte queste cose bellissime. Seguitemi su Instagram se vi va, perché lì spesso facciamo skincare insieme, ma volendo potrò fare anche un video su YouTube in cui facciamo skincare insieme. Fatemi sapere sempre tutto nei commenti, vi aspetto. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!